Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Sono Anna, ragazzi, finalmente videocamera nuova. Come potete vedere, ho la nuova videocamera, la qualità è diversa. Mi trovate in piedi e non sempre seduta davanti alla videocamera perché finalmente ho comprato la Canon G7X Mark II. Non so bene dove guardare, non so se guardare lo schermo, se guardare l'obiettivo. So che dovrei guardare l'obiettivo, però vedendo la mia faccia sopra non è facile. Oggi, come primo video, vista questa grande novità, ho pensato subito di girare un vlog. Quindi oggi vi mostrerò quella che è una mia giornata tipo da universitaria Erasmus qui ad Amburgo, per mostrarvi quello che faccio appunto in una giornata X della settimana. Oggi ho lezione alle 12:45 all'università e adesso sono le 10:41, non so se vedete, e devo assolutamente andare a fare la spesa perché questo weekend sono venuti a trovarmi i miei genitori, quindi non ho avuto modo di fare la spesa perché comunque eravamo sempre fuori anche a mangiare, quindi adesso devo assolutamente andare a fare la spesa. Poi tornerò a casa, pranzerò, andrò all'università e dopo andrò in palestra. Ci tenevo a portarvi con me perché tra l'altro due ragazze che sono in Erasmus mi avevano scritto, mi avevano detto: Anna, ma perché non mostri quello che si fa in Erasmus, quello che fai tu? Quindi ho pensato che fosse un'ottima occasione oggi, anche perché appunto ho un po' di tempo per dedicarvi anche il video. Per fortuna ho il supermercato vicino a casa. Adesso spero si possa filmare un po' dentro, ma non ne sono sicura. Comunque, questa è la visuale. E niente, andiamo. Io come sempre mi faccio la lista della spesa sul telefono. Adesso vado avanti con le compere. Prendo le barrette. Prendo. Non so quali prendere, è sempre l'indecisione. Penso che prenderò queste qua. Ok, spesa fatta. Cerco almeno per quanto riguarda i sacchetti di utilizzare quell'intessuto perché già tutto è avvolto nella plastica, almeno quello. E comunque non ho preso troppa roba perché sabato parto per Berlino, quindi non ho preso troppa troppa roba e adesso sistemo la spesa e poi penso che deciderò cosa pranzare. Io adoroissima, guardo sempre i suoi video, mi fa morire. Comunque alle 6:30 vado in palestra. Da quando sono arrivata sto iniziando ad andare più frequentemente in palestra. In Italia sono sempre andata 2 o 3 volte alla settimana e appunto anche in Italia facevo dei corsi. Qui cerco di andare almeno 4 volte alla settimana, quindi oggi si va assolutamente. E vado a fare oggi alle 6:30 complete body workout. Dove appunto si fa un allenamento completo per gambe, glutei, addominali, eccetera, eccetera. E devo dire che mi ci sto trovando benissimo con questa palestra. Cerco appunto di fare corsi piuttosto variegati e trovo che sia molto molto efficace. Dopo lezione, in realtà devo anche un attimo fermarmi all'università con Maria, che è la mia amica spagnola, perché dobbiamo vedere un po' di cose per un viaggio che ci aspetta alla fine di novembre. Ovviamente per tutti questi viaggetti io farò sicuramente dei vlog, quindi aspettatevi dei vlog di viaggio. Sto andando verso l'università, sono contro luce quindi non so se si vede bene. Comunque, sono tardi, strano, questo non cambierà mai. Comunque volevo dirvi che praticamente questa università noi facciamo gli esami prima di dicembre, quindi in realtà con Natale finisco il mio Erasmus. Ho già dato 2 esami a fine ottobre, adesso abbiamo iniziato le lezioni di questi 2 nuovi corsi e gli esami di queste 2 materie li darò prima di Natale, quindi per dire, siccome abbiamo iniziato queste 2 nuove materie la scorsa settimana, adesso non è che ho già iniziato a studiare, mi tengo al passo con gli appunti, ma non ho ancora iniziato a studiare seriamente, quindi questo vlog sarà piuttosto rilassato in realtà, perché poi più si avvicinano gli esami, più ovviamente devo studiare e magari le giornate
diventano un po' diverse. Comunque vedrete anche nei prossimi video, perché comunque a dicembre registrerò i vlogmas e lì vi mostrerò come sarà il mio periodo di studi. Bene, adesso vado a lezione e ci aggiorniamo alla fine, quindi alle 4. Maria, say something. Show us your Italian skills. Aspetta. Parlare. Ciao bambina. Ti amo. Perfect. Yeah. Half an hour later. I was in 5 before 4. And you were not here now. Yeah, now I'm moving, yeah. Mi sono fermata con Daniele e Maria un attimo, come avete visto, e adesso invece sto andando verso casa perché alle 6:30, avevamo detto, non mi ricordo neanche più, ho palestra e quindi niente, adesso mi sto facendo una camminata perché ho dimenticato l'abbonamento. Madonna quanto sono lucida! Ho dimenticato l'abbonamento dell'autobus a casa. Quindi ovviamente devo andare a piedi. Non che mi dispiaccia, però sono parecchio stanca e fa piuttosto freddo. Quindi adesso avrei preso volentieri il bus. E niente, guardate che bello. È ancora piuttosto chiaro. Veramente bello bello. Amburgo proprio mi piace da morire. Infatti sono molto contenta di essere qua. Credetemi che però da quando è arrivato sto freddo io non ho più forze, non so voi come siete, ma io ho le energie sotto i piedi. Poi tra l'altro questo weekend è stato piuttosto impegnativo, quindi adesso andare in palestra sarà la distruzione e niente. Stasera non so se usciamo, non ho capito se usciamo a bere una cosa o meno. In realtà sono cotta, quindi anche se sto a casa sono contenta. Poi oggi c'è uomini e donne, trono over. E io sono ultimamente particolarmente fissata col trono over. Ovviamente mi rendo conto che è un programma trash, ma proprio per questo mi piace, perché il trash in piccola dose fa sempre bene. Comunque volevo troppo mostrarvi questo completino che mi ha preso la mamma e per la palestra. Veramente carino, di Nike, con i pantaloni, questo color grigio. E poi questa maglietta davvero bella, è rosa, il mio colore preferito, quindi ovviamente l'apprezzo ancora di più. Ora ovviamente mi strucco, lascio solamente le sopracciglia per dare un minimo di decenza, però mi tolgo tutto il resto del trucco perché non riesco ad andare in palestra truccata. Ok, ho finito, non potevo filmare dentro, madonna che capelli. E comunque ho fatto questo corso che si chiama appunto Complete Body Workout, che quindi è un allenamento completo da gambe, glutei, addominali, braccia. E niente, mi è piaciuto tantissimo, l'insegnante è molto 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 brava. E adesso sto andando a casa che sto morendo di fame, sono quasi le 8. Quindi niente, alla fin fine penso che stasera proprio rimarrò a casa, anche perché domani ho lezione da tutto il giorno, quindi così. E adesso vi mostrerò cosa preparo per cena, che tra l'altro avevo postato la foto su Instagram e diverse persone erano interessate, quindi vi mostro insomma questo piatto che faccio spesso quando proprio finisco palestra e ho bisogno di mangiare tanto, però non voglio ingozzarmi di cose non salutari. E niente, vi filmo adesso quando arrivo a casa. Ok, per fare questa ricettina, di cui vi metto qua la foto ovviamente così capite qual è, ci servono innanzitutto dei broccoli che io ho già tagliato e lavato. Li vado a bollire per circa 10-15 minuti nell'acqua calda. Poi cucino a parte un po' di riso basmati, ho messo 80 grammi e questo cuoce per una decina di minuti. E poi metto su una pentola a cucinare il pollo che ho tagliato a pezzettini. La parte però interessante di questo piatto è un po' il condimento che si dà al pollo, che è praticamente una salsa che si ottiene unendo il miele e la salsa di soia. Quindi mettiamo delle porzioni uguali sia per il miele che per la salsa di soia,
Io vado sempre ed esclusivamente ad occhio. Vedete anche voi in base a quanto pollo cucinate e in base ovviamente anche ai vostri gusti. Aggiungo la salsa di soia. Ovviamente questa salsa andrà messa quando il pollo sarà già un po' cotto, non quando è ancora crudo. Quando è cotto da entrambi i lati potete aggiungere la salsa. Voilà, ecco il piatto finito. Ho un po' sbagliato le dosi, io ho fatto tantissimi broccoli, però vi assicuro che è buonissimo. Ovviamente fatemi sapere se lo provate. Bene ragazzi, adesso sono qua a letto, io spero un sacco che questo video vi sia piaciuto, mi sono proprio divertita nel portarvi in giro con me in questa giornata, fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qua sotto e ditemi anche se la qualità di questo video è migliorata, vi è piaciuta, insomma fatemi sapere cosa ne pensate della videocamera nuova, io sono veramente felicissima. E niente ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram e noi come sempre ci vediamo il prossimo mercoledì alle 2:30 su questo canale. Ciao!